Grazie, io. Sì, sì. Dai, finisci. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Allora, noi la settimana scorsa abbiamo fatto uno spettacolo chiamo sempre teatrale perché la musica, le parole non mi va quasi mai di dire concerto, per me c'è sempre questa cosa di teatro. E appunto quando Bebo ha cantato la sua canzone con i nuovi arrangiamenti di Giampaolo Ferrigno, e io Bolli stasera diceva questo, ma io sono io che ti ringrazio, te ringrazio Antonio che avevi scritto questo capolavoro, questa canzone che piano sì. E sono onorata perché io l'ho cantata così nel disco per amore, pensavo non avevo mai pensato che dopo 25 anni avanti 25 ma arrivavano ma nessuno a queste cose, sono cose che accadono ma non sapevo. Però posso dire anche un'anteprima perché questa canzone sì è vero proprio anche per il fatto che andrà comunque uscirà a più presto nel mio CD ci sarà questa canzone che è così bella, che noto opera, e la meriti. Io cercherò di cantarla quando più bella possibile dell'amore che tu mi hai dato in tutti questi anni, e anche perché, diciamo, per la sua chitarra, per Giampaolo Ferrigno. Però, se tieni di foglie, di fili, vorrei un po' staccarmi un po' da... Io sparisco perché... No, ma che ci devi comunque stare qua. Non ci sono. Non ci dovete, volevo fare complimenti a lui che è bellissimo. Poi, devo dire la verità, mi dà un bacio a chi da vista. Signora orchestra, Troppo forte questo maestro, avete nascosto qua dietro. Di Claudio Romano. Il mio batterista siamo tutti grandi, guarda. Chiedevano se tu e tuo nipote, un nipote acquisito. Abbiamo figli d'arte qua, tutti grandi musicisti, grazie. Con il piacere che il maestro ha suonato anche per me, sono molto contenta. Io sto vedendo, se avete capito, perché poi giù qua ci sono amici miei che non vedo da tanto tempo. Spostiamo un attimo questo. Sì. Poi dopo vi presento anche Tommaso Pezzella, che fa parte del nostro gruppo e del nostro spettacolo. Ci proviamo con l'emozione. Se sono una questione di libertà,
questo amore non è che un issue che parla fa se non morire che lo parla fa. Io sto sempre senza la voce così la canzone non è niente. Grazie. Adesso proprio butto vico e ne vado rifritto, ma arrivo in da stanza, io sento di caspivier, lo butto che scenduso, quasi per arrivare con tristezza, con pomodrie, quasi senza gioia, che essa arriva e ne danno il passato, e se ne è giunto, si lo poco più vecchio, quando le teme mani non volesse venire torno a dirmi, urria sempre all'estate, si usceva, non voglio non riceva, ora l'essa che c'è buona fa. Tutto è silenzio. Lontanino tutta la serata pare che voleva accarezzare e finalmente chiagna, tu non vieni, tu stai lontano, tu non puoi fare. I stelle potevano far sentire sta voce, ma tu non puoi sentire che lucca fa. Tutto è silenzio. C'è quanta stella, affacciati, tu pure puoi vedere, sono abbigliato. E sai perché sono bene? Perché stanno lontano, come a te. Quante notte stai scendendo?
nessuno è meglio di te. Giuro su chi sai che cambierei.
facciamo quella cosa che facciamo senza fare che il bis, lo facciamo. Le ricordate il fatto del libretto che non ha della Bibbia che mio padre? 25 anni fa ci siamo. Bellissimo, bellissimo. Vorrei invitare Tommaso, tu che sei molto bravo. Vorrei ringraziare anche i miei amici che mi hanno fatto la sorpresa che stanno qua. Veramente grandioso. Puoi salire, non fa niente, voi lo vedete così, ma c'è nel senso in borghese, però è un attore, un trasformista. E noi stiamo portando in giro uno spettacolo che mi sta avendo un grandissimo successo. Grandioso, bravissimo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Vi invitiamo a teatro con lo spettacolo di Valentina Stella, perché ci sarà musica, emozione, poesia e tratteremo anche dei temi sociali importanti, per cui in tutti i teatri Cilea, Troise, Landi, e poi li vedrete ovviamente sulla pagina Instagram di Valentina Stella. Grazie a tutti, buona serata, buon proseguimento. Thank you.
grazie, grazie maestro. Sei generosa, grazie. Grazie a te. Fai altri spettacoli, ci sarò sempre. Grazie. È una minaccia, grazie. È una minaccia. No, è una affermazione. Ti voglio bene, grazie, ti amo. Grazie. Grazie. Grazie a te. È stato un onore averti, è stato un onore avere anche un grande chitarrista come te. L'onore è tutto nostro, è del nostro pubblico, è tutto tuo. No, siamo qua. Sempre la ragione. Sempre, sempre. Nel prossimo disco uscirà un pezzo suo, eh? È sì. Nostro, pezzo nostro, grazie. No, sono spaventato che poi diventa difficile continuare, capito? No, non ti preoccupare, la faremo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.